Ciao ragazzi, io sono Red e ho la stessa maglietta della settimana scorsa. Questo perché YouTube non ci paga e non ho i vestiti. No, sto scherzando, ovviamente, però ho girato due video insieme. Mandateci le vostre magliette così che io possa finalmente cambiarmi. Di cosa parliamo oggi? Beh, parliamo di un tema che vi era piaciuto tanto, non tanto tempo fa, ovvero della AP01. Peccato che non parleremo dell'AP01, ma della VE Galaxy, ovvero della sorella maggiore dell'AP01. A sto giro tutta full metal, a sto giro molto più incazzata e sicuramente con un'estetica un pochino più accattivante dell'AP01. Sarà quindi capace di togliere l'AP01 dal podio dove molti di voi l'hanno messa, anche perché, ragazzi, ho fatto la recensione e praticamente tutti in campo ce l'avevano, quindi è stato veramente un fenomeno assurdo. Veramente potrà superare l'AP01? Lo scopriremo dopo la sigla. Ma che youtuber sarei se vi dessi la risposta della domanda con cui vi ho lasciato subito? Uno youtuber di me. Quindi ve la dirò alla fine del video. Partiamo parlando dell'estetica e cerchiamo di capire quali sono le differenze sostanziali tra questa VE Galaxy, che anche il nome mi ha lasciato un po' così, e l'AP01. Prima cosa che salta all'occhio sono ovviamente i materiali, soprattutto quelli del carrello. In questo caso troviamo un carrello tubolare simile a quello del calibro 22 da assassino, come possiamo vedere, quindi questo bel tubetto. Troviamo sempre l'otturatore che viene indietro in questa maniera e poi dopo va avanti ad armare il prossimo colpo. Quanto meno interessante, mi è piaciuto che abbiano anche fatto queste scanalature all'interno della canna qui davanti per andarla a alleggerire, perché questa pistola pesa parecchio di più rispetto alla P01 per ovvi motivi. Un'altra cosa molto diversa è il paragrilletto e ovviamente il grilletto. A sto giro lo troviamo con queste forme un pochino più incazzato, dove vi si incastra anche un pochino meglio il dito. E una cosa che mi è piaciuta veramente tanto del grilletto è la sicura, appunto, a grilletto rossa in metallo, molto molto figa, che gli dà un tocco di rabbia, come se fosse un dente avvelenato. Cosa cazzo ho detto? Queste sono le differenze sostanziali. Andiamo a vedere da vicino tutti i particolari degli interni, spendiamo due parole sugli esterni e poi dopo passiamo a War Rage e prova di tiro. Una cosa che non vi ho detto e che probabilmente volete sapere subito è che sì, anche questa spara a raffica, però in metallo. Attenzione. Partendo dalle tacche di mira troviamo queste qua posteriori in metallo normali, senza nemmeno i pallini, hanno semplicemente la scanalatura in mezzo. E poi troviamo invece questa bellissima tacca di mira frontale in fibra ottica verde, che raccoglie veramente tanta luce, infatti rende abbastanza facile il puntamento. Troviamo ovviamente qua sotto la filettatura per il silenziatore, ovviamente 14 CCV. A sto giro è fatta in metallo come tutta questa canna, quindi non abbiamo il problema di cui ci eravamo lamentati sulla AP01, che avendo questo attacco appunto per il silenziatore in plastica si poteva andare a rompere o si potevano rovinare molto più facilmente appunto la filettatura. A questo giro invece è un problema che non abbiamo e non troviamo. Tra l'altro questa canna tubolare così è un pochino più grossa rispetto a quella della P01 ed è una cosa che ho apprezzato, perché permette di aggiungerci un silenziatore e rendere la pistola abbastanza più figa. Ha anche un contro però questa pistola, ovvero trovare una fondina in cui questa fitti è ancora più complicato rispetto a quella della P01, che comunque ve la potevate cavare. Così ovviamente l'otturatore è aperto, possiamo vedere anche gli interni e poi dopo con il tasto di rilascio dell'otturatore appunto possiamo andarlo a chiudere. È molto duro, ma penso sia dovuto al fatto che la pistola è ovviamente nuova. Due parole anche sul caricatore: è leggermente diverso dal vostro solito caricatore da Glock della VE, è stato leggermente migliorato. Troviamo il buco d'uscita del gas è rosso come il grilletto, perlomeno la sicura del grilletto è una cosa che ritorna, l'ho apprezzata, è abbastanza carina. E ovviamente il colore della guarnizione varia, non solo perché vuole riprendere appunto la sicura del grilletto, ma perché è fatta di un materiale leggermente migliore, per l'appunto è il vostro solito caricatore Glock, però sostanzialmente. Passando invece agli interni, dove qui sì che la pistola splende relativamente di più, troviamo la prima feature che voi volete che io vi dica, che ovviamente è la possibilità di settare la pistola a colpo singolo o a raffica. Qui sotto infatti troviamo la solita levetta che avevamo visto anche per la P01, voi andate a spingerla da una parte o dall'altra e selezionate appunto colpo singolo o raffica della pistola. Avrei quasi preferito che facessero una roba leggermente diversa, perché così è veramente identica al funzionamento della P01 della Classic Army, però va bene. Simile alla P01, premiamo questo tastino qua sotto e andiamo a sganciare ovviamente il blocco. A differenza della P01 però, che era semplicemente appoggiata qui davanti sulla parte frontale della pistola, qui troviamo invece un blocco per l'appunto. È questo perno qui che noi andiamo a spingere fuori e ci permette appunto di andare a dividere completamente parte superiore e parte inferiore. Io non lo andrò a fare perché non mi va. Gli interni sono i vostri interni soliti, sempre per essere un po' critici, purtroppo, perché questa pistola, non ve lo nascondo, un pochino mi ha deluso, ma dopo smorzerò questa cosa spiegandovi
a chi è rivolta questa pistola e tutto avrà un senso, è la regolazione dello pop. Se sull'API 01 trovavamo una bellissima rotellina giusto in questa posizione qui che potevamo andare a girare, quindi regolare lo pop in maniera semplice, qui invece troviamo una vitina che dobbiamo andare a girare con un cacciavitino che va a regolare lo pop, il che rende il tutto... Definirlo macchinoso è un complimento, ma andiamo avanti. Anche per gli interni, tutto sommato, le cose finiscono qui. Potete usarla come l'API 01 sia a green gas che a CO2, quindi è compatibile con caricatori CO2 e caricatori green gas. E basta, sostanzialmente, non è che ho molto altro da dirvi. Prima del Warrage però vorrei spezzare una lancia a favore di questa pistola. E bisogna capire per chi è rivolta questa pistola e cosa voleva fare voi creando questo oggettino. E lo farò facendo un paragone con la Desert Eagle di Deadpool. Questa pistola è molto simile a Desert Eagle di Deadpool, perché è sicuramente una pistola impratica, è sicuramente una pistola che come funzionalità e affinità e semplicità di utilizzo non vanta grandi caratteristiche, ma perché vuole essere una pistola principalmente da collezione. Se la P01 era una pistola che costava veramente poco, sotto i 100 euro tra l'altro, e che poteva essere modificata con 200.000 accessori, questa invece è una pistola che vuole buttare sul mercato una pistola simile a Assassin, una 22 da assassino, con delle features abbastanza carine che vi permettano di giocare, ma sicuramente non è la pistola che usate in un torneo. Che non significa che non la possiate utilizzare in torneo, ma semplicemente non sarebbe quella che sceglierei io, poi ognuno è diverso, eccetera eccetera. Al che un'altra cosa interessante è che in confezione vi forniscono già tutte le slitte, a differenza della API 01. Questa è una cosa che tra l'altro vanta e vanta parecchio, perché le cazzo di accessori della API 01 non si trovano, mannaggia loro. Quindi è già stata pensata per essere tutta moddata, tutta modificata e usata come arma pseudo da collezione per fare i coglioni in campo. Questa è perlomeno l'interpretazione che ho dato io di questa pistola, perché effettivamente se vi piace il genere è molto figa, soprattutto rispetto a una P01 che era più patoccosa, era molto plasticona. Questa qua invece è una pistola, proprio anche quando la prendete in mano il peso è molto superiore alla P01 e quindi ovviamente ha un feeling e uno stile diverso. Non mi vado a dilungare più di tanto perché dobbiamo fare sia il Warrage che la prova di tiro e poi le conclusioni finali, quindi lascio appunto la parola al buon War. Se il Warrage della settimana scorsa è stato super veloce e super gentile, questo no. Galaxy, nome del c***o. Io ho l'S21 Ultra Galaxy della Samsung, azzeccato. Qui non ha senso, ok? No, allora, intanto mi dissocio dall'idea che ha avuto Red, cioè nella catalogazione di questa replica. Mi fa meno cagare dell'API01. Adesso dico, parolacce anche qualche bestemmia. No! Fa cagare tutta la serie Assassin. Questa, nella sua ADREM, ok, è fatta meglio. È fatta decisamente meglio, esternamente mi piace. Mi piace perché è full metal, carino, i sfoghi sulla canna che è praticamente il tubo dell'idraulico. Carino la forma generale, totalmente imbecille la costruzione, ma non è un lato negativo, è semplicemente rimasta indietro. È una G18C della VE, niente di più, niente di meno, cambia solo la forma. Stessi materiali, stessa impugnatura, stessa prestazioni. Quindi a chi è rivolta? A chi piace questa forma di ADM, quindi a chi è ritardato essenzialmente. Ci dissociamo ovviamente, è una battuta, sta esagerando per far ridere insomma. Però parlando dei veri difetti di questo elemento, lasciando da parte il lato soggettivo, è un po' troppo fiocca. Non so bene cosa abbia fatto la VE nel riprogettare questo otturatore, ma è davvero fiocca. Se la P01, complice il fatto che è tutta in plastica, spari, ciocca fortissimo e ritorna subito, lei è davvero lenta in tutto quello che fa. Il selettore di fuoco è duro come la morte, cioè vi serve un piede di porco per farle per riuscire a spostarlo. Il sistema di op-up è la cosa più imbecille che abbia mai visto in vita mia, cioè non ha davvero senso. Voi l'ho regolato una volta e avete finito di regolarlo. Le prestazioni sono un filo inferiore alla P01, che è eccellente, quindi comunque niente di trascendentale. E soprattutto perché? Ma dico perché è un fusto inferiore della Glock Gen 3. Io dico va bene che la 5 è appena uscita, ma almeno la 4. Che non sono delle cacate. Il pulsante di sgancio è Scrivete nei commenti come si dice.
è decisamente piccolo, trovarlo è un casino. Decisamente piccolo, trovarlo è un casino. Questa cosa è stata risolta dalla Glock vera e nelle repliche 10 anni fa. Quindi nonostante ciò, meglio della P01, stessa qualità prezzo, perché qui abbiamo materiali più pregiati e in dotazione danno già le slittine superiori e inferiori. A P01 devi schiacciare come un porco se vuoi tutto questo così com'è out of the box della VE. Ma decisamente non mi ha convinto, non ha quel plus che ti faccia dire è lei la mia pistola. È semplicemente per chi è amante di questa forma da siringa con l'impugnatura. Parole dure. Bene ragazzi, siamo tornati nella nostra fantastica linea di tiro e andiamo a provare questa VE Galaxy. Speriamo che performi effettivamente bene. Andiamo quindi a inserire il caricatore e andiamo a sparare. Sto usando sempre degli 0,28 e il nostro bersaglio è a una distanza di 15 metri. Sparo prima alla testa e poi proviamo a prendere i due cerchietti intorno. Era già in raffica. Ci riproveremo senza sparare in raffica. Mi sono spaventato come un coglione. Riproviamo a sparargli in testa. Ok, adesso andiamo a sparare invece sui due cerchietti. 3 colpi per cerchietto, speriamo di prenderli. Oh, gli ultimi 4 colpi che andiamo a sparare invece al busto del nostro. Mi prendi in giro. Allora ragazzi, non era mai successo. Ho provato a colpire i cerchietti neri e non ne ho preso neanche uno. Quindi, visto che ho il dubbio che sia io che non la riesco a impugnare, faccio venire a provare War a colpire appunto i cerchietti e vado io là a riprendere. Speriamo che sia io che sono imbecille, insomma. Non è entrato uno. Ne è entrato uno che è andato nella direzione completamente opposta perché hai sbagliato a sparare degli altri che sono andati tutti sotto. La pistola non ha sparato proprio benissimo. Partiamo con la testa del nostro amico. La prima raffica è partita, ovviamente mi ha portato il colpo su, allora l'ho preso la prima volta in faccia e le ultime due sul cappello, che però sono 0 punti per l'appunto. Successivamente, sparando a colpo singolo, ho colpito fuori dal bersaglio qui, qui e basta, direi, e qui in alto. Questo è un risultato abbastanza particolare perché, per quanto la rosata non sia molto aperta, molti dei colpi sono andati fuori e rispetto a dove stavo sparando la pistola ha sparato un po' dove voleva lei ed era abbastanza precisa. Teniamo conto però che l'opapa era 0 e stavamo usando gli 0,28. Questo verrà spiegato anche nella cosa che vi dirò adesso. Quando invece siamo andati a sparare ai cerchi per la prima volta, il risultato è stato già un pochino più problematico. All'inizio tutti i colpi sono andati fuori e sotto al bersaglio, tra l'altro leggermente sulla sinistra, quindi la pistola non solo sparava molto più in basso anche andando a tirarla leggermente più su, ma apparentemente gli 0,28 erano troppo per lei. Solo un colpo parato successivamente è entrato, ma semplicemente perché, capendo dove la pistola stava sparando, sono andato a correggerla, quindi non ho utilizzato teoricamente le tacche di mira proprie della pistola. Per quanto riguarda l'ultimo bersaglio, la situazione era molto simile. Tralasciate tutti questi colpi qui e guardate solamente questi tre. Ho sparato molto a sinistra entrambi e poi solamente l'ultimo, tra l'altro perché avevo sbagliato più o meno a sparare, avevo sparato troppo presto, è andato invece a bersaglio, quindi è stata una casualità. I colpi successivi, che sono stati quelli sparati dal buon, sono prima andati praticamente tutti fuori e poi, utilizzando la tecnica, come vi ho detto prima, di collimare la mira con quello che stiamo vedendo, quindi capendo dove sta sparando rispetto a dove pensiamo stia sparando la pistola, gli ultimi sono andati tutti a sagoma e quindi sono entrati all'interno del bersaglio. In poche parole, la situazione finale è questa. Allora, una cosa va detta, ripeto, l'opap era 0 e stavamo usando degli 0,28. E infine, il grouping, quindi quanto sono distanti i colpi gli uni dagli altri, non è male, sono abbastanza vicini. C'è da dire però che, come performance out of the box, è nella media, diciamo che è un filo inferiore all'AP01, se proprio devo essere sincero.
Passiamo adesso alle conclusioni finali. Cosa posso dirvi di questa pistola? Beh, partiamo con le prestazioni. Come avete visto, spara un filino peggio della P01. Io la uso spesso in campo e ho notato che le prestazioni sono un pochino altalenanti. Questo dato probabilmente dal fatto che ha un gruppo pop zoppicante, non funziona proprio alla perfezione, secondo me. Rimane però quello che vi ho detto a inizio video, anche dopo il War Rage, anche dopo tutte le critiche che ho fatto, questa rimane una pistola che, se esteticamente vi piace il tipo di pistola d'assassino, è perfetta, perché rispetto a una P01 che era di plastica, ok, cioè era letteralmente una pistola di plastica, questa invece è una pistola molto più realistica. L'unica piccola pecca che faccio fatica a mandar giù rispetto alle tacche di mira, rispetto a alla regolazione dello pop, rispetto al grilletto che non mi piace tanto perché è troppo largo, eccetera eccetera eccetera, l'unica cosa veramente che mi rimane di traverso è il fatto che la pistola non performi abbastanza bene. Se per esempio la Desert Eagle di Deadpool, per quanto scomoda, per quanto gigantesca, funzionava veramente bene ed era divertente da utilizzare perché almeno era precisa, questa è proprio una di quelle pistole che devi utilizzare per sparare al tipo in faccia con un cuscino. Questa è una pistola che come performance non mi ha fatto impazzire. C'è da dire che vengo da un parco Umarex e un parco 17 Gen 5 Umarex, quindi giustamente alcuni di voi mi diranno: quindi lo capisco. Ripeto, è perfetta come estetica e ve la consiglio, se devo essere sincero. Se io tornassi indietro, visto che la P01 la uso veramente poco perché ho altre pistole che hanno performance molto superiore, probabilmente, essendo io collezionista e adorando il tipo di pistola d'assassino, prenderei questa. Quindi, per rispondere alla domanda con cui vi avevo lasciato a inizio video, è la P01 killer? No. Per quanto riguarda le performance e per quanto riguarda tutte le caratteristiche che aveva la P01, che sicuramente non era una pistola da collezionismo, no. Se vogliamo metterla da un punto di vista di features come caratteristiche estetiche e soprattutto pistole da collezionismo, sì. In poche parole, no, non è la P01 killer, punto. Se poi vi piacciono le pistole da collezione, ve la consiglio. Bene, qui da Red è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, perlomeno a me piace portarvi delle pistole così particolari perché si può fare un pochino di dibattito ed evito sempre di dirvi vedrete fantastica, sempre vero cazzo, in questo caso non lo era e ve l'ho detto. Vi ricordo che è sabato e quindi in descrizione c'è il link del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi bellissimi video, sempre perché sabato troverete 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto, quindi potreste trovare finalmente quella cosa che dovevate comprare. Correte a darci un occhio e non dimenticate vi dire che vi ho mandato io. Inoltre in descrizione trovate anche i link dei nostri Instagram, veniteci a seguire perché uno youtuber non è niente senza 3000 iscritti su Instagram. Io vi saluto, vi ringrazio, qui da Red è effettivamente tutto e stay hungry! È tipo il Grease Gun, però versione Arma Corta. È vero, bravo, è il